Il 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale e noi di Associazione Comip crediamo che sia importante che anche la nostra voce di figli, di genitori con un problema di salute mentale sia presente e rappresentata. Per questo motivo abbiamo creato questa campagna di sensibilizzazione nata interamente da noi, dal basso e alla portata di tutti, per far vedere che siamo in tanti a tenere a questa nostra causa e a chiedere maggiori investimenti pubblici in prevenzione e soprattutto che in ogni Servizio Sanitario Nazionale d'Italia sia previsto un programma rivolto alle famiglie e ai ragazzi in cui uno o entrambi i genitori hanno problemi di salute mentale e anche di ricordarsi di aiutare quei figli i cui genitori non sono ancora in trattamento per il loro disturbo, che non hanno ricevuto una diagnosi, perché sono i più invisibili, i più a rischio di non ricevere alcun aiuto. È per questo motivo che infatti lavoriamo molto anche con le scuole attraverso eventi culturali che utilizzano i film, le graphic novel e la letteratura per ragazzi per buttare giù questo tabù. Come fare a partecipare? Potete andare su Comip, figli di genitori con un disturbo mentale su Facebook, e leggere tutte le istruzioni. Si tratta di aggiungere un motivo alla propria immagine Facebook, il motivo creato da Comip, dedicato proprio a Giornata Mondiale Salute Mentale e Figli Mai Più Invisibili, e di utilizzare gli hashtag collegati. C'è anche la versione in inglese, Forgotten Children No More, che potete utilizzare. E quello che è importantissimo, che ci teniamo a raccomandare, è che chiediamo siano a partecipare soltanto persone che hanno compiuto 18 anni e che sono a proprio agio nell'esporsi sui social sul tema. Sappiamo bene quanto sono delicate queste situazioni perché le abbiamo vissute in prima persona, quindi non vi chiediamo di fare nulla che possa mettervi a rischio nella vostra sicurezza familiare e che vi possa mettere a disagio. Lasciate che siamo noi figli, che siamo un pochino meglio, che abbiamo una situazione un pochino più stabilizzata, a scendere in campo per aiutare sia voi che gli altri bambini e adolescenti che sono ancora nell'invisibilità. Quindi, e chiediamo per questo anche a tutti coloro della società civile, ai professionisti, ai policy makers, che se sentono nel proprio cuore l'importanza di questa tematica, di partecipare con noi. Dateci forza, non lasciateci di nuovo soli a portare anche questo peso sulle spalle, perché, diciamo, essendo figli adulti, cresciuti in quelle circostanze, abbiamo già dato e stiamo ancora, diciamo, ricucendo i pezzi, di quel vissuto lì. Non è colpa di nessuno, però adesso è tempo di aiutarci reciprocamente per cambiare le cose per il futuro. Facciamo che questo dolore non sia vano e che possa essere, diciamo, un seme per il cambiamento. Io vi ringrazio, spero che siate in tanti a partecipare insieme a noi. Un abbraccio.